Vicepresidente, io nulla, volevo sottolineare il valore della vita non ha prezzo. Il Movimento infatti 5 Stelle, consapevole della vitale importanza di questo strumento sanitario per la tutela della salute dei cittadini, ha partecipato attivamente alla redazione della presente delibera di indirizzo, al fine proprio di diffondere questa benefica pratica e far diventare Roma un comune cardioprotetto. Un impegno questo doveroso nei confronti sia della popolazione di Roma e di tutte le persone che ogni giorno vengono in città per turismo, lavoro, eccetera. E prevede appunto l'importante conoscenza e conseguente diffusione di questo prezioso strumento. Di vitale importanza è anche la formazione permanente del personale. L'abbiamo visto proprio adesso con gli esempi. Ogni persona addestrata rappresenta un valore aggiunto per la società, perché ovunque si trovi potrà intervenire prontamente in caso di arresto cardiaco e saprà gestire le prime fasi, che sono poi quelle fondamentali, massaggio cardiaco, ripristino della respirazione e poi ovviamente l'uso del defibrillatore. Considerata l'importanza di tali strumenti nei luoghi appunto di maggiore affluenza pubblica, il Movimento 5 Stelle ha voluto anche ampliare i luoghi di possibile intervento, quindi i luoghi sensibili, quali ovviamente scuole, centri sportivi, ma anche mercati rionali e centri anziani, proprio in considerazione anche dell'età avanzata che sta coinvolgendo una larga fetta della popolazione. Quindi la dotazione di questi strumenti salvavita all'interno di un programma di prevenzione e protezione opportunamente progettato e gestito consente di creare un'amministrazione comunale in grado di offrire maggior sicurezza e il benessere dei cittadini. Una città, insomma, più vicina alle necessità delle persone di ogni provenienza. Nell'ottica appunto di una valida e maggiore diffusione di questa pratica salvavita, abbiamo chiesto di inserire l'istituzione di una specifica giornata dedicata alla sensibilizzazione della cittadinanza sulle problematiche relative all'arresto cardiaco, proprio per un'idonea e fattiva informazione presso la gente sull'importanza dei defibrillatori e della conseguente formazione di personale preposto. Il Movimento appunto chiede proprio questa giornata, di fare questa giornata coinvolgendo la Regione Lazio, le associazioni di volontariato e i vari enti istituzionali. Di fondamentale importanza ancora anche l'introduzione di un'app telematica consultabile direttamente dal telefonino in caso di emergenza e recante appunto la mappa con i relativi defibrillatori dislocati sul territorio. In altre parole, interesse del Movimento 5 Stelle affinché Roma diventi una città veramente cardioprotetta, perché appunto, come ho già detto in premessa, il valore della vita non ha prezzo. E concludo. Grazie, consigliera.